Ciao ragazze, eccomi qui oggi per parlarvi dei promossi e bocciati dello scorso mese, quindi del mese di dicembre. Primo prodotto è la lingerie di NYX nella colorazione Exotic, che è bellissima. Mi sono dimenticata di metterla nel video top 2016 e quindi ve ne parlo oggi. Ma avevo fatto proprio un video specifico di tutti i prodotti NYX che ho per le labbra, quindi vi lascio il link del video così potete vederla anche indosso com'è ed è bellissima. A parte che la texture mi piace tantissimo perché è impalpabile, è sottile, quindi non si sente sulle labbra. Tende un pochino a seccare dopo un po' di tempo, però bene o male è normale con le tinte labbra. Però non è una cosa eccessiva e la pigmentazione è ottima. Vedete? E poi è stupenda, veramente stupenda come colorazione. La maggioranza delle lingerie che hanno le colorazioni sul nude, ecco, diciamo così, ma questa è una, se non l'unica, colorazione sul rossiccio mattone, veramente stupenda, che vi consiglio tantissimo. Tra l'altro, a breve usciranno anche altre nuove tonalità di queste tinte qui e a me piacciono veramente molto. Le avevo prese sul sito mybeautique.com, pagata 8 euro circa. Promuovo i blush di Wycon della linea Cosmo Samurai, Don't Blush, che tra l'altro dovreste trovarli in saldo a 5 euro sul sito, almeno così avevo visto, e io ho lo 08 Dark Rose e lo 06 Cosmic Rose. Sono delle colorazioni molto belle, particolari, che io non ho. Questo è il Dark Rose, belle, veramente belle, alta pigmentazione, setose, al tatto e guardate con una passata. La durata su di me di questi blush è anche buona, mi fanno 6 ore all'incirca più o meno. Questo qua invece è il Cosmic Rose. Bellissime colorazioni invernali, autunnali che se trovate con i saldi vi consiglio davvero moltissimo. Ritornando ai rossetti, vi voglio parlare di due che mi sono piaciuti tantissimo. Uno è di Urban Decay ed è della linea Matte Revolution Lipstick, che non so se fanno ancora sinceramente, perché adesso hanno fatto i Vice Lipstick. Questo comunque è la tonalità Matte After Dark che io ho preso quest'estate con i saldi a 9,90, che è veramente bellissima. Io veramente sto amando i rossetti di Urban Decay, non hanno nulla da invidiare a quelli di MAC, ve l'assicuro. Io sapete che ho anche Firebird, che è uno dei miei preferiti della linea Vice Lipstick, e questa è la tonalità, molto bella per questo periodo. È un, diciamo, vediamo che colore è. Sì, è un lampone stupendo, cremoso, ma dopo poco si fissa ed è veramente molto confortevole sulle labbra e duraturo. Io veramente li vorrei tutti questi rossetti di Urban Decay, soprattutto quelli della linea Vice Lipstick, li vorrei veramente tutti. Altro rossetto che mi è piaciuto moltissimo parlando di MAC ed è della linea Lip Tensity Lipstick nella colorazione Marsala. Eccolo qua ed è stupendo. Questa è una nuova linea di MAC, oddio, relativamente nuova perché c'è già da un po', quindi se non sbaglio costa un pochino di più rispetto ai classici rossetti di MAC. Il black è questo. Ed è all'interno così, eccolo qui, è molto cremoso, molto idratante, ma ha davvero un'ottima durata e il rilascio del colore è wow, immediato, veramente immediato, è stupendo questo rossetto, qualità veramente ottima. Unica cosa che ho notato è che all'inizio tende un pochino ad andare sui denti proprio perché è cremoso, quindi dovete un attimo aspettare che si fissa, all'incirca dopo mezz'oretta si fissa e poi dopo non si sposta più da nessuna parte. Ho notato solo questo, che all'inizio va un pochino sui denti, ecco. Voglio poi iniziare a parlarvi della Gold Dust di Nabla. Piano piano vi parlerò dei prodotti, siccome sono tanti, ho deciso in questo video di parlarvi di tre ombretti che mi sono piaciuti da morire di questa collezione, che comunque sono quelli che ho utilizzato di più e quelli che secondo me alle persone che hanno un sottotono freddo stanno meglio, quindi secondo me stanno meglio appunto a me. Il primissimo ombretto di cui veramente mi sono innamorata è Luna.
Luna è questo qua ed è meraviglioso come punto luce all'interno dell'occhio, sotto l'arcata sopraccigliare, ma l'ho utilizzato anche su tutta palpebra mobile quando avevo poca voglia di truccarmi. Davvero fa un bellissimo effetto anche su tutta palpebra mobile. E poi nella piega mettete un colore che volete, insomma ci sta bene con qualsiasi cosa. Ma la rivelazione assolutamente è utilizzato come illuminante. Come illuminante è qualcosa di meraviglioso, dovete assolutamente provarlo come illuminante sugli zigomi perché wow, è meraviglioso. La texture è bright, quindi è un color pieno comunque e luminosissimo ed è un rosa champagne chiaro, meraviglioso, veramente uno dei miei colori preferiti di questa collezione e non l'avrei mai detto. Altro colore fantastico che vi voglio assolutamente consigliare è Snowberry. Snowberry invece è un satin. Ed è questo colore che secondo me è un rosa pesca, meraviglioso, anche questo veramente pigmentato già dalla prima passata. Poi vi ho fatto anche un mi preparo con voi recentemente con questi ombretti, è veramente fantastico. Se avete Snowberry, secondo me non potete non avere Glasswork. Glasswork invece è la texture celestial ed è particolarissimo, ha dei riflessi stupendi, è un malva nocciola, così viene definito da Nabla, ma veramente ha un miliardo di riflessi stupendi. Essendo una texture celestial, come vi dico sempre, va applicato con il dito, quindi l'ho scaldato un pochettino con il dito e poi lo tamponate sull'ombretto, proprio come vi ho fatto vedere nel mi preparo con voi. È questo qua. Questo ombretto tende un pochino a fare fallout nell'applicazione proprio, ma basta prima truccare gli occhi, poi pulire con una salviettina e poi fare anche la base. Durante poi la giornata non mi fa nessun fallout, è meraviglioso, veramente questi tre ombretti sono assolutamente i miei preferiti di questa collezione, sono quelli che vi consiglio soprattutto se avete un sottotono freddo. La meraviglia veramente. E poi di tutti gli altri prodotti ne parleremo in seguito. Ultimi promossi sono questi pennelli della Neve Cosmetics, sono i Crystal Flawless che mi sono piaciuti veramente moltissimo, soprattutto questi tre. Questo onestamente non mi ha fatto molto impazzire, lo uso pochissimo, è un po' duro e non lo so, non lo trovo molto utile, vi dico la verità. Mentre questi qua mi sono piaciuti da impazzire, soprattutto questo. È vero, il manico è un po' scomodino, diciamo così, nel senso che è gigante, cioè il manico è gigante. Non sono certamente dei pennelli da portarsi in viaggio, diciamocela tutta, però da tenere qui nella vostra postazione sono davvero ottimi, sono morbidissimi e quello che mi piace di più e quello che utilizzo ormai sempre con la cipria è questo qua cicciottoso, è morbidissimo e in abbinato tra l'altro con la Drama Matte è fantastico perché prende il prodotto senza spolverare troppo, lo applicate sul viso e via. Della Drama Matte ve ne parlerò più avanti perché utilizzando il Clarisonic ora la mia pelle sta cambiando e quindi voglio parlarvene un pochino più avanti. Altro pennello che mi piace molto è questo qui, è un duo fibre che io utilizzo principalmente per il blush, come vedete, per quei blush molto pigmentati, ma anche non, e mi piace tanto anche questo. Altro pennello ottimo è questo qua della linea, che è morbidissimo, che io uso qua per mettere l'ombretto sotto l'arcata sopraccigliare, oppure lo uso per mettere quegli ombretti tipo nude su tutta palpebra mobile in 2 secondi, è morbidissimo. Unico bocciato del periodo è la testina del Clarisonic, che non è questa, la Cashmere, ma è la Sensitive, io l'ho messa qua dentro. Ma è la Sensitive, veramente per me è un prodotto bocciatissimo. Mi sono trovata malissimo con questa testina, mi aggrediva tantissimo la pelle, me la squamava, era arrossata tantissimo e dopo 5 giorni sono dovuta correre, ma proprio correre, a comprarne un'altra. Adesso sto utilizzando la Cashmere, che vabbè, adesso sta di là nel Clarisonic, comunque questa è la confezione. L'ho presa un pochino prima di quando vi avevo fatto vedere il video in cui testavo con voi il Clarisonic e la Cashmere veramente la amo, tutto un altro mondo rispetto alla Sensitive. La boccio perché è durissima, ispida, veramente non è una testina adatta per le pelli sensibili. Cambiategli il nome perché non è assolutamente adatta per le pelli sensibili. Io mi sono mangiata le mani perché
Pensavo che era una testina appunto sensitive, adatta per le pelli molto delicate e sensibili, invece assolutamente no. Ve la sconsiglio veramente tantissimo se avete la pelle delicata come la mia. Mi sono mangiata le mani perché con il Black Friday c'era anche l'altra testina in sconto col Clarisonic in dotazione, che era la Radiance, che mi avete consigliato in tantissime, e magari quella sarebbe stata decisamente meglio. Comunque, per non sbagliare, ho preso la Cashmere, che è quella proprio consigliata per le pelli delicatissime, e mi sto trovando da Dio con questa qua. Quindi, insomma, state attente alla testina che utilizzate, perché altrimenti vi può rovinare la pelle. A me, dopo qua, io dopo 5 giorni ho detto no, vabbè, basta, perché ormai ero tutta arrossata, screpolata, veramente me la stava riducendo a pezzi. Bene, ragazze, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Io vi mando un grossissimo bacio pieno di microbi, perché ancora sono malatuccia. E noi ci vediamo alla prossima.